Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di prodotti acquistati e regalati. Tra quelli regalati ci sono abbiamo una cosina intrusa. Tra quelli regalati ovviamente ci sono anche i miei regali e autoregali di Natale, così in video non lo facciamo più, vero? Vabbè. Quindi come vi stavo dicendo video prodotti, un attimo perché se no diventa complicato. Mettiti un po' più giù, seduta, brava. Allora, parto mettendo la mano nel sacchettino qui dove ho lasciato tutti i prodotti che non sono incartati. Prima che esce fuori è l'ultima cosa che ho acquistato, della Botanica Naturalmente, un gel gambe effetto leggero e rinfrescante con mentolo, bioestratto di calendula e bio acqua di vite rossa. Normalmente io questo tipo di gel per le gambe lo compravo, me lo dava mia nonna della Stenom, invece ora me lo sono comprato io. A me li sta scomoda. Poi mettiamo ancora la mano dentro, una matita di Giorgio Armani Smooth Slink High Pencil Long Lasting nella numerazione Black. L'aveva comprata mamma, soltanto che non le piace più l'effetto troppo nero intorno all'occhio e quindi ho fatto un'adozione molto, molto sentita. Poi un regalo di mamma, questo bellissimo bracciale rigido blu e azzurro e argento. Lo vedo benissimo quest'estate, ma a me questi tipi di bracciali piacciono anche in inverno. Poi, continuando a buttare la mano, un altro acquisto da parte di mamma è un mascara della Rouge, credo che si chiami così, Miss Etoile 3D Black Volume. Mascara 3D Black Volume, non dice più nulla. Ok, mi stava pure finendo, quindi sono doppiamente contenta. Ancora buttando le mani qua dentro, della Lady Venezia un leva smalto con aloe e oligoelementi, oddio scusate, per unghie sempre brillanti in forma. Formula quick and easy, è un solvente con acetone. Ho già utilizzato solventi di questa marca, ne sto utilizzando ancora uno e mi trovo molto bene. Sono veloci, non puzzano estremamente, sono veramente ottimi. Un sacchettino, in questo sacchettino che me l'ha regalato mia zia, c'è una collanina molto bella in dorato con super pendaglioso con glitter, mi piace tantissimo, mi ricorda una collezione forse dell'anno scorso, di 2 anni fa, della Strolli Oro, ma non ne sono sicurissima, comunque è troppo bello. Questo è della Paquetage, è una di quelle, diciamo, regali tra virgolette che si acquistano quando hai il catalogo Stenom e al raggiungimento di tot punti, aggiungendo non so bene una cifra sull'ordine, vengono inviati questi prodotti. Ancora mia zia, della Stenom, una crema protettiva Protection Cream nella versione, diciamo, natalizia, da 50 ml per mani secche, sempre comode. E infine c'è il regalo che mi ha fatto mia sorella, della Nuxe, non lo so come si pronuncia, L'Huile Prodigy, è l'ultimo, diciamo, prodotto lanciato da questa marca. È un olio che si può usare un po' su ovunque, sui capelli, sul viso, sul corpo, che idrata e protegge. Per tutte le parti del corpo, quindi è multifunzione, credo di sì. La confezione è stupenda e l'odore è ancora più bello. È un olio secco, da quello che riesco a leggere, olio secco multifunzione viso, corpo e capelli, agli oli vegetali preziosi, nutre, ripara e sublima. Non vedo l'ora di metterlo in azione, non vedo l'ora di fare questo video per iniziare a provare questo prodotto.
questo diciamo che è il mio autoregalo, regalo cofinanziato. Nel mese di novembre ci viene a trovare una cugina di mia madre e mi ha lasciato un pensiero in denaro dopo che ci ha fatto visita per una settimana, e l'ho utilizzato aggiungendo ovviamente un altro po' per regalarmi questi occhiali di Swarovski. Li adoro, li avete visti se mi seguite, quanto è brutta questa frase, su Instagram, perché appena la prima volta che li misi feci la fotografia e la postai su internet. Sono bellissimi, ora ho lentine e loro sono graduati, me ne sono fatta graduare, quindi vi vedrò 7 volte. Sono neri a punta e qui nella parte hanno tutti questi Swarovski sbrilluccicosi. Quando la metto di giorno è bellissima. La lente, anche se l'ho fatta graduare, l'ho lasciata nella sfumatura originale degli occhiali, non l'ho voluta modificare né farla più scura né più chiara, perché credo che ci stia proprio benissimo. E la Swarovski, sull'acquisto del paio d'occhiale, mi ha regalato un ciondolo che non ho ancora aperto. L'ho soltanto visto in negozio quando sono andata a ritirare gli occhiali. Oddio, un attimo solo, ve lo vorrei far vedere. Però è ancora tutto bello incartonato. Allora, praticamente è una collanina in argento con un pendaglio più, non so se si riesce a vedere, un ciondolo a forma di cuoricino di Swarovski. Sul pendaglio c'è scritto Day of Love. Sì, e c'è anche un altro piccolo glitterino sulla parte, diciamo, di sotto del pendaglio. È molto bello, molto delicato, non è esageratamente vistoso. Sono passata in parafarmacia la settimana scorsa perché mi sta finendo il fondotinta, che non è un fondotinta quello che sto usando ora, ma è un DD cream di Galenic, e quindi mi serviva acquistare qualcosa da mettere sul viso, e ho scelto dell'Eofitra il fondotinta liquido SPF 25, copertura naturale per tutti i tipi di pelle. Qualche altra cosa, oddio, se lo faccio cadere è la fine, dovrebbe essere, dico che è la fine perché se non erro è in vetro, sì. Ho preso la colorazione, quella che stavo cercando ma non la trovo, nudo, sembrava quella più chiara e più neutra rispetto anche ai miei colori di incarnato. Il fondotinta costava 20,50 euro, la parafarmacia mi ha fatto un piccolo sconto, quindi l'ho pagato 17,50 euro. Il fondotinta durano un bel po'. Ieri sono passata dall'OVS e ho acquistato della L'Oreal lo shampoo colorista per togliere i colori del colorista. Aiuta a velocizzare la schiaritura, quindi dico così, cioè sì, il fatto di togliere il pigmento dal colore, perché l'ultimo che ho comprato, il colorista, quello acqua, mi è rimasto sui capelli finché poi non li ho tagliati, quindi è rimasto oltre il dovuto e non mi piace. A me quei tipi di prodotti mi piacciono che devono durare poco, nel senso che io mi faccio il colore una settimana per giocare così, e poi quando decido di rifarmi li voglio riavere, non voglio avere sui capelli perennemente quel colore, altrimenti mi vado a fare una tinta. Quindi l'ho comprato e l'ho pagato, costa 7,90, c'era lo sconto, quindi 9,90. ora, quindi posso rifarmi il colorista, ce l'ho celeste, sono contenta. Mia cognata mi ha regalato questo cofanetto della Benecos Natural Beauty. All'interno c'è lo shower gel albicocca e fior di sambuco, sì. Poi c'è una crema mani della stessa profumazione e cos'è questo? Una lozione corpo sempre della stessa profumazione. All'interno c'è anche tutto
il cataloghino della Benecos. Sono curiosa, vorrei provare anche i prodotti di trucco, ma non ho ancora avuto occasione. E c'è anche un campioncino di shampoo a cosa? Allora, vegan, melissa e ortica. Curiosa di provarlo, 6 ml, quindi lo shampoo riesco a farmelo tranquillamente. L'ultimi prodotti cui voglio far vedere sono prima di tutto una borsa. Continua la mia collezione di cartelle, questa l'ho trovata al mercato, anche questa. E diciamo come piace a me, questo è il genere di cartella che mi piace tanto. Il manico come piace a me, più la cintura, no, la come si chiama? Vabbè, quella che siete sulla a spalla. Si apre, c'è la prima parte senza ovviamente cerniera, la seconda con cerniera e all'interno è fatta benissimo. C'è la parte qui, poi c'è una tasca centrale con cerniera che separa, diciamo, gli spazi più le due aperture qui. E dietro un'altra cerniera, è fatta veramente bene. L'avrei preferita in nero, però per 5 euro a cavaldonato non si guarda in bocca. Poi ho ricevuto, un attimo che chiudo qui, mamma mi ha comprato, torno subito, aiuto, questo vestito maglione in rosa cipria molto bello della Charmed. Praticamente un maglioncione lungo e le maniche sono divise così, quindi una parte è traforata e l'altra parte no, e ha lo scollo tagliato così, è bellissimo. E in più mi ha preso un cappottino rosso che, se Amelie collabora, ve lo faccio vedere, non mi volete. Aspetta un attimo. Allora, non so quanto si riesca a vedere, chiedo scusa, fatto in questo modo, è corto, si abbottona in questo modo, ha le taschine che non ho voluto aprire e la manica è fatta in questo modo, è un bellissimo rosso, bello, carico, quasi natalistico, oddio no, rosso natalizio, scusate. E dietro ha anche uno spacco. La cosa che mi piace tantissimo sono le maniche con i bottoni che riprendono questi bottoni qua. Ups, ho tirato un filo da qualche altra parte. È molto bello, mi piace tantissimo. Eravamo indecise tra questo modello e un modello lungo a cappotto lungo, ma non mi piaceva, troppo lungo, troppo rosso. Ok, questi sono i regali. Ah, vabbè, ovviamente ho avuto soldini che non fanno mai male. Comunque, questi sono i regali che ho ricevuto e gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio. Anche la zecca di Amelie vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba. Su Amelie. Sei tu la protagonista? Sì. Ton 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 ton. C'hai gli occhietti del sonno. Buonanotte. Cosa stai annusando? Ciao.